che a Vallo Magazine, in occasione di questa fiera, un personaggio importante. Abbiamo Sara Morganti con noi, ma tutti la conoscono ormai. E io voglio partire facendole una domanda un po' diversa. Cosa significa per te oggi essere così importante per tante persone? Perché tu sei importante per tante persone. È una domanda difficile, perché io non mi sento così, nel senso, mi sono sempre sentita sempre uguale, nonostante qualsiasi risultato che io possa fare, comunque sono sempre io, quindi mi fa un piacere che si possa pensare che io sia importante e al contempo non mi rendo. Ma sai, è un importante un po' particolare, perché io, leggendo cosa scriveva la tua collega Semperboni, quando raccontava che lei ha iniziato a montare a cavallo perché aveva te come esempio e ha detto: se ce la fa lei, anch'io, e c'è riuscita. E quindi è questa l'importanza di cui... Io penso che per un atleta paralimpico questo sia il massimo risultato possibile nella realtà, perché la nostra speranza, vivendo sulla nostra pelle cosa fa lo sport per noi, è proprio quello che altre persone con disabilità possano pensare: allora lo posso fare anch'io. E quindi uscire da quell'idea di non poter fare, che è stata la mia idea all'inizio, quando ho avuto la diagnosi a 19 anni, dici: allora è finito qui, tutto. E poi ai miei tempi non c'erano questi mezzi così veloci di comunicazione, quindi ci ho messo tanti anni a scoprire che esisteva la mia disciplina. Però quando l'ho scoperto, per me è stato rivedere la luce, la possibilità di fare dei progetti positivi per il futuro, quindi di essere progettuale, avere una motivazione per superare anche gli ostacoli della vita. Quindi se questo può essere il messaggio, per me è vincere una medaglia. Senti, tu di medaglie però ne hai vinte tante anche le altre, quindi la caratura sportiva ovviamente non si discute. Oggi, volendo fare un ragionamento tuo ad ampio raggio, proprio in quest'ambito più allargato del senso dello sport, tu vivi più uno stato di agonista o uno stato di difficoltà, di disabilità? Allora, da un punto di vista sportivo io mi sento pienamente agonista, quindi un agonista. Un agonista che però vive lo sport come deve essere e accetta anche di non vincere sempre e è contento delle vittorie degli altri, e questo un po' dal punto di vista dello sportivo io mi sento ecco un atleta. Ovviamente in quanto persona con disabilità vivo delle difficoltà nel quotidiano, vivo delle difficoltà anche nello sport, lo sport mi insegna a superare queste difficoltà, e il fatto che io debba superare le difficoltà nella vita quotidiana mi aiuta a fare meglio nello sport. È un circolo virtuoso che mi aiuta a vivere. E poi parliamo di uno sport dove comunque non c'è una racchetta, non c'è un oggetto, c'è un'altra componente molto importante. Vabbè, abbiamo la fortuna di avere il cavallo, che è il nostro compagno del nostro sport, è un atleta a tutti gli effetti che deve essere curato, allenato e amato, perché più si vuole bene al nostro cavallo, secondo me, e più ci viene incontro, e più ci si viene incontro nella prestazione sportiva. E quindi sì, è uno sport particolare, uno sport penso che per una persona che ha delle disabilità, avere un atleta che lavora con te e che ti aiuta, che compensa un po' quelle che sono le tue mancanze fisiche, è immenso, no? Io dico sempre che a cavallo mi sento libera e nel potere, cioè nel potere io intendo di me stessa, perché lì mi sento completamente. Non sento il limite fisico, perché dove io non mi fisico il cavallo, cioè. E quindi è uno sport particolare, nel senso che è veramente
veramente bellissimo proprio per questo rapporto che si instaura con te. Io direi che a questo punto sarebbe molto importante che tu trovassi anche il tempo per raccontarla questa tua cosa. Ti devi mettere lì bella tranquilla e iniziare a pensarci. Me l'hanno detto in tanti e da un lato vorrei farlo. Per me, in un certo senso, penso che sarebbe bello per me ricordare a me stessa tutte queste cose. Da rendersi un po' di fronte alle difficoltà sia nella vita che nello sport, però ricordare a me stessa quanto è bello fondamentalmente quello che mi regala lo sport, quello che mi regala la vita, e allora secondo me mi farebbe venire meglio, forse potrebbero esserci persone che a vedere che io, che mi reputo una persona normalissima, nel senso, non dalle capacità straordinarie, ce l'ho fatta, allora che possano pensare, allora ce la posso fare. E questo, forse se lo mettessi, lo raccontassi, forse arriverebbe a più persone, quindi sono d'accordo. Quindi questo è un messaggio, cioè per una volta togliamoci dalla testa di essere noi che aiutiamo una persona come Sara, è Sara che può aiutare noi e può aiutare tutta la gente di Cavalli. Grazie per questo.